I cani, come tutti i mammiferi, hanno le ghiandole sudoripare, anzi, vi dirò di più, ne hanno di due tipi. Alcune che si aprono direttamente all'interno dei follicoli piliferi ed il cui secreto, assieme a quello delle ghiandole sebacee, serve a mantenere il pelo liscio e morbido. Altre invece che si aprono sulla superficie esterna della cute, sull'epidermide, ed il sudore, evaporando, abbassa la temperatura. I cani hanno queste ultime ghiandole molto poco sviluppate e esclusivamente a livello di cuscinetti plantari. Va da sé che essi non possono utilizzare questo stratagemma per abbassare la propria temperatura, ma che lo fanno invece attraverso la traspirazione dell'aria, attraverso il respiro. Ed è per questo che vedrete i vostri animali ansimare al ritorno da una bella passeggiata.